assolutamente isolato, avviare una indagine di dimensioni enormi che portò alla scoperta del fenomeno della grande usura a Taranto con tutto quello che ne è seguito e via dicendo. Cioè, voglio dire, non è che Ingegneriamo nuova io, macchina. vabbè, quello non lo ha saputo nessuno Però c'è no, stato. e non, lo, non, non si è mai detto all'epoca Ma il che esisteva. candidato all'Ilva cosa dice? Leggete all'Ilva, Sì. io non lo dico all'Ilva perché nel primo capitolo del programma, nel quale chiaramente il primo capitolo, il primo di quella quindicina di capitolo, il primo capitolo parla del problema ambientale, del Non problema viene affatto dell'Ilva, che considerato. non è solamente il problema dell'Ilva, perché ci sono anche altri impianti che possono creare dei problemi. Però io ricordo che in un'altra grossissima perizia, redatta in occasione di un altro dei numerosi procedimenti penali, noi facemmo una perizia alcuni anni fa, poderosa, un librone di queste dimensioni, che prendeva in considerazione le possibili emissioni inquinanti non solo all'epoca non mi ricordo se era ancora Italsider o era diventata Ilva privata, ma anche quelle dell'ENI, dello stabilimento ENI, non me ne ricordo, cioè, che considera le ACI, quindi quello che era, della Cementi, che via dicendo, e le conclusioni di quello studio Veritale dicevano che praticamente il 90-95% dell'inquinamento atmosferico era determinato dalle emissioni di quello stabilimento, ripeto, Ilva o Italsider, non ricordo, mentre il restante 10% riguardava le emissioni dello stabilimento degli idrocarburi, della Cementi, del traffico veicolare, via dicendo. Quindi non è che c'è stata, come ho detto prima, una sindrome monomaniacale ossessiva. Certo, la presenza di questo stabilimento è fondamentale, però signori, noi dobbiamo anche essere pragmatici. Io lo spiego, noi, attenzione, non io, noi siamo sempre, non è pluralis majestatis, è un noi che significa che siamo un gruppo coeso, compatto e molto allargato. Noi abbiamo detto, in questo primo capitolo, abbiamo detto, partiamo da una premessa sulla quale non ci si può discutere. Lo Stato, nella sua componente fondamentale, e quindi prima governo e poi Parlamento, non con una, ma con una decina di leggi, ha stabilito un principio ineluttabile. Ha detto, signori miei, rendetevi conto che siccome la produzione di quello stabilimento è fondamentale per l'economia nazionale, non soltanto per l'economia locale tarantina, ma per l'economia nazionale, allora signori, rendetevi conto che di tutto ciò che riguarda la vita, l'attività, la produzione di questo stabilimento, mi interesso io, organo centrale dello Stato, per cui comune, provincia e regione, che teoricamente avrebbero avuto grossi poteri di intervento nella materia, vengono, diciamo, esautorate, messe da parte. Questo concetto potrà piacere o non piacere, ma è riportato in una serie di leggi dello Stato e quindi è ineluttabile e non può essere contrastato. Allora mi direte, vabbè, ma allora per esempio il comune che cosa deve fare? Deve rimanere fermo a guardare, ad assistere impotente o al massimo il sindaco che per lui dovrà limitarsi a scrivere delle letterine, delle suppliche destinate a rimanere inascoltate oppure dovrà fare dichiarazioni roboanti tipo adesso preparo un'ordinanza per la chiusura, sapendo in anticipo che non è possibile emettere un provvedimento del genere. No, il Comune dovrà svolgere un'azione di controllo propositiva e autorizzativa che deve essere e dovrà essere molto pregnante e molto approfondita, secondo tutta una serie di direttrici. Prima direttrice, il problema della ecocompatibilità di quello stabilimento deve finalmente essere affrontato e risolto in termini molto contenuti. Sono passati 5 anni da quando la questione è stata sbattuta in faccia alla nazione, diciamo, addirittura, e non è ancora successo nulla di veramente concreto. Adesso basta. Occorrerà quindi esercitare una forte azione di pressione nei confronti degli organi competenti affinché finalmente si dia attuazione alle norme tecniche necessarie per risolvere questi grossi problemi
problemi